Faccio vedere dove sto, ragazzi. Paradiso terrestre. Poche pecore. C'è questo cavallo qua che ogni volta mi vede alza la testa e fa. Mi zoomo il telefono, fa schifo. C'è questo cavallo. Veramente. Mezzo al paradiso qua. Questo è il paese che sta a 1000 metri. Questo qua è un tracciato che collega questo paese con uno che sta più giù di là. Di là invece comincia tutta una valle con montagne. E su queste montagne qua non si vede ma c'è neve. Ho bloccato l'esposizione, vediamo se me la fa sbloccare. Sì. Questo, se puoi vedere, the sky. Very nice sky. Adesso riblocchiamo l'esposizione così, perfetto. E niente, volevo semplicemente far vedere me, non mi spaventare, che quasi ogni giorno vengo qui a portare un po' di legna morta, morta, sì, morta. E c'è una tecnica che ho imparato, diciamo, con il tempo, se tu le trovi. Se tu le trovi questa legna che sta ancora in piedi è meglio e la puoi riconoscere perché comincia a perdere la corteccia. Ecco, questo è il segnale. Ragazzi, questa è la solitudine che mi fa fare questi video così a vuoto, senza senso. Ecco, è arrivata la primavera, ragazzi. Ho qualcosa da mostrare. Bellissimo. Questo telefono fa schifo, ma ecco. Quando la luce è perfetta riesce a fare cose decenti come questa. Quindi diciamo ciao al nostro cavalluccio marino. Sta sempre a mangiare, braccio, è condannato a mangiare costantemente. Ecco, diciamo, questa è una corteccia ancora viva, non la posso prendere. Ma se andiamo a vedere, diciamo, un albero con la corteccia, diciamo, qui c'è un po' di fango, vero? Tutti voi la luce giusta così. Ecco. Queste me l'hanno dato durante il cammino, regalato due pensionati, gente bravissima. Questo è tutta roba che indosso, non è mia. Assolutamente. Dio provvede sempre. No, volevo far vedere questa cosa che ho notato e che magari voi che siccome vivete in città è sicuramente può essere molto utile questa cosa. Ecco questa qua. Quando l'albero è morto, comincia a perdere la corteccia, è vero? Così. È vero. E cos'ha? E anche cos'ha? E quindi lo puoi. You can spot the motherfucker right away. Ok? Instead, when the albero is still alive, the corteccia is still attached to the motherfucker. Like this, you know? These are tips that can help you survive in the woods. These little tips. Here we can see contadino ha messo plastica così la legna non mi si decompone alla pioggia. Abbiamo detto che c'è fango oggi. Ecco, vediamo monnezza anche qua a 1000 metri senza problemi, ragazzi. Abbiamo tutto per voi. Però, tutto sommato, qui c'è poca pecora, tutto sommato. E diciamo che è abbastanza pulito. Caina. Adesso vediamo l'albero in fiore là sopra. Ragazzi, dovete farmi compagnia. Quindi stavo pensando mentre facevo legna quest'oggi. Questo è un cancello? Questo è un cancello. Non hai mai visto un cancello, eh? Sto raccontando cose importanti qui. Adesso vediamo che saliamo su questo incrocio qua, dove non c'è il semaforo, non c'è niente, è vero? E qui si fa vedere il paesino che non voglio far vedere, ovviamente. E andiamo in questo cancello qua. Cosa ci si apre?
fronte a noi. Vediamo un po'. Questa robetta qua, diciamo. C'è un pino, c'è un po' di bento. Bento, c'è un altro leggero. Noi proseguiamo verso la nostra, seguendo le indicazioni, vero? Eccoci qua. Questa è la strada di campagna. Per voi questa è una dura vita. Ecco, camminare così nel fango e faticare così salire la montagna, però è perché hai fatto la legna. E così non la posso comprare la legna, no? Capito, pagorella? Guarda che paradiso, pagorella! Perché perdi tempo in città, pagorella? Ricordati, se il sistema ti darà il supermercato, ti darà il riscaldamento, ti darà tutte quelle comodità là, significa che tu vuoi che si occupi il sistema di te. Vediamo di bloccare l'esposizione a questo punto, così abbiamo un metafora. L'esposizione fa far vedere un minimo di cielo, ma anche un po' di luce, così. Quindi diciamo, no? Questa è la cosa. Io ti posso garantire che se tu fai le cose da te, ti posso garantire che ti conviene. Magari potrebbe essere un po' dura all'inizio. Vediamo. Questa. Come si chiama? Gianni. Gianni, be good, bro. Can't you see my motherfucking town? These are all villas here. And there's the center of the city, you know? E qui i binari si dividono in due. Questo va a un'altra, diciamo, comune, questo binario qua. Invece questo binario qua mi va alla stazione centrale del paesino X, che posso rivelare solo a pochi. Ecco, qui abbiamo un uccellino, è vero? Un uccellino, beh, pieno di uccellini qua. Ecco qui, uno zombie ha visitato questi binari e ha lanciato la sua happy juice, you know? Make me feel happy for 10 minutes juice. And there you have it. This is what I do every day. I go down like a motherfucker. I take this road down there. I never took this one here. And I don't care because I like this one. But one day I will check out this other one. So, but not today, for sure. And that's the thing, Gianni. Gianni, questo è un albero di frutta, di melo, credo. E lì ci sono ville mostly empty because nobody comes here. Well, today is liberation day, so maybe some sheeple came here, but usually nobody comes here. There's only 100 people more or less here living. They are all, of course, old people like me, you know. So here you have it. Spring in the mountains of Abruzzo. Okay, I know maybe Slovenia is much better than this, but you know, not bad, bro, not bad. Let me show you. Let me go ahead and show you electricity even here, these motherfuckers. Mountains all around. It's kind of cold also, but it's sopportabile, you know. This is the thing here. Guarda, anche l'erba, c'è anche il tarassaco, vero? Mi è veramente pieno, diciamo, di salute, diciamo, è proprio pienotto, no? Come si può vedere. Perché quando si sta in posti così belli, anche tutto è così, in salute. Tutto, diciamo, è bello. Anche l'erba è più cicciottella, più in salute, più bella. Qui c'è una capanna, qualcuno ci tiene le galline magari, o semplicemente lo tiene come whatever, a warehouse, ok,
And as soon as I climb this road here, I get to the main road of this town. Now you have an idea where I live, dude. Dudes, maybe more than one people is watching, who knows? There you have it. I will now come to the bit where the sheeple are, guys. So if I see some sheeple, guys, I cannot just record them like this. You know? It's fucking morons, you know? And there you have it. The usual town. You know? With the asfalto and everything. This is what it is. Town and everything. Did you get it? This is kind of the main road. Well, not this one, maybe. Up there is the main road, but here's where I live, guys. This beauty here. So, see you on the next one. Me and the lion here salutes you.